Ockde, 1.02 sul ritardo da Bianchi, 5 centesimi di vantaggio su Oliver Künzi. È partito bene Ockde. Gara abbastanza regolare per ora per lo svedese. Nessuno è ancora comunque riuscito a trovare un ritmo travolgente in questa seconda prova. Comunque guardate, 9 decimi di vantaggio per Ockde nei confronti degli avversari. Vi dicevo che partire con i primissimi numeri in questa seconda manche può portare un grande vantaggio, e Ockde era uno di quelli che poteva avvantaggiarsi di più di questa opportunità. Molto buono anche qui nel finale lo svedese. Buonissima gara di Thomas Ockde, che può recuperare veramente molte posizioni. 1.34.76 chiude con 64 centesimi di vantaggio Thomas Ockde. Forza campione. Fasciando bene per ora senza rischiare troppo. Qui ha arrivato un attimino lungo, non riesce a scappar via. Mi sembra un po' lento nei cambi, un po' troppo seduto. Forza Alberto, adesso sembra aver preso il ritmo. E nel finale che si può scatenare, 10.94, vedete in netto ritardo, 45 centesimi, adesso ha preso il ritmo giusto. Adesso sta attaccando e sta facendo correre lo sci, ma è duro a recuperare. Forza Alberto. È importante per lui riuscire a ottenere un grande risultato oggi. No, anche qui è arrivato lungo di linea. A me sembra un po' troppo seduto in slalom Alberto, molto seduto e con il busto avanti per compensare. Facendo così ritarda sempre un po' il cambio, niente da fare. 35.70 è solamente quinto con 94 centesimi di ritardo. Gara decisamente incolore oggi per Alberto Tomba, che è in quinta posizione mentre resiste al primo posto Thomas Ockde. Vi avevo detto che alla fine l'avremmo trovato appunto questi due risultati, Thomas Ockde, ma attenzione a Patrice Bianchi, che mi dicono, io non me ne sono accorto sinceramente, ma chi ha rivisto la gara all'allentatore mi ha detto che forse la prima manche gli sono slacciati i ganci dello scarpone, e quindi non so come abbia fatto a riuscire ugualmente a sciare così bene. L'idolo di casa non mi è sembrato brillantissimo in questa prima parte, mantiene ankora comunque 56 centesimi di vantaggio su Ockde, aveva 1.02. Bianchi, vincitore dello slalom di Garmisch l'anno scorso, il vantaggio che ha è abbastanza cospicuo, può farcela. Forza Patrice! Finisce fuori, credo gli sia staccato l'attacco.